La prima notizia che ho avuto questa mattina, appena mi sono svegliato, è la morte purtroppo di Enrico Occhetti. Enrico Occhetti era il poeta delle occasioni, cioè in tutte le occasioni lui aveva una poesia adatta allo scopo. E io ho alcune sue poesie, perché tutte le volte che mi consegnano le chiavi come re biscottino da parte delle autorità comunali, il sindaco di solito, quando mi consegnano le chiavi lui scrive sempre due righe per commentare i miei passaggi. Un giorno mi ha dato anche del sultano, perché avevo tre regine. Poi in altre occasioni, anche in occasione del carnevale, aveva la poesia. Quando andiamo a Venezia lui ha sempre una poesia, anche per quella manifestazione che è importantissima per noi novaresi, perché c'è anche un gemellaggio in ballo con il Doge. Io però, oltre a questo, era un brillante cuoco, secondo me, perché quando c'era da mettere mani alla paniscia lui c'era sempre. Poi avevo un altro pregio, quello di avere un repertorio di storielle, barzellette così notevolissimo, che quando era invitato alle cene lui prendeva in mano questo suo libro e sciorinava cose molto 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 spiritose. Che cosa perde la città di Novara? Beh, tanto perde un poeta, prima di tutto, e il poeta dialettale, di quelli bravi, secondo me forse il più bravo. In più perde la seconda maschera di Sant'Agabbio, che però poteva anche essere la prima, perché lui nel carnevale a Sant'Agabbio interpretava al Marchese di Rani, con questi ridicoli occhialoni enormi senza vetro naturalmente. E poi perde un personaggio che, quando c'era bisogno di qualche intervento a tutti i livelli, da una cosa gastronomica per la povera gente, da quando c'era da presentarsi a manifestazioni per gli anziani, per i bambini, lui era sempre presente. Per cui vedete che man mano che dico le cose viene fuori un grosso personaggio.